ed ogni cuore sogna un dolce fuoco d'amore. Lieve, vien giù la neve, a cuore ci si può scaldare. Din don, din don. Ed ogni cuore sogna un dolce fuoco d'amore. Lieve, vien giù la neve, a cuore ci si può scaldare. Come stai carino? Un amore, dalle 6 del mattino che sono in viaggio. Amore, lieve, vien giù la neve, a cuore ci si può scaldare. Che bella questa scultura! Di che cos'è? Legno. Ah, questo è legno. Con lo sgorbio fatto. Ci fai vedere la tua bella casa, scusa, oh, ci illustri. Non è tanto mia, perché io vivo negli alberghi. Vabbè, ma questo intanto... fronte ci sono i frati che ora non ci sono più, se no vedrebbero delle meraviglie. Che tu vedevi magari delle meraviglie? No, non so più i tempi in cui il santo Filippo Neri andava in Campo dei Fiori, c'era lì il rogo pronto, si pigliava con tutti i bambini dell'oratorio il prigioniero, lo portava dentro e diventava frate, e quindi personaggi interessanti. Sì. Non erano quelle monachine raffreddate, capisci? Quindi tu da qui non hai mai visto niente, che peccato però. Che peccato. Che è una delle cose più belle quelle, mi sa. Forse da vecchi specialmente, sì, come Tanizaki ci insegna, piace più occhiolare che fare. Anche sì, perché fare si fa un po' meno. Che fatica poi. Che fatica. Ma come si fa? Invece raccontarselo è sì, più facile. Sì. E poi si risolve da soli. Sì. Vedi che anche Moravia quando ha scritto il libro sì, Io e lui, sì, perché lui stava molto più tranquillo e lasciava tempo alla scrittura. Quindi il tuo letto è un letto da suora, si può dire? Sì, sì. Monacale? Insomma, perché le suore ci sono anche quelle sveglie. Sentimentale. Quelle di Monza. Vabbè, allora, questo che vuol dire? Che vuol dire che ancora... Che ancora non abbiamo perso ancora, sì, ancora la suora. Sempre ruzzati. Qui poi, da qua dove ci porti? Ma c'è la cucina. Tutto parla d'amore al mio cuore che spera. Ma che bella casa, sai che io adorerei avere una casa così piccola. Tu non c'hai casa a Roma? No, stai in albergo, ce l'avevo in via dei Prefetti, era bellissima. Poi mi sono messo, non mi sa mai mettersi con le donne. A me me lo spieghi. Ma ha fatto hai dei passati pazzeschi. Olghina. No, un'altra. Un'altra dopo. Mi ha fatto lasciare la casa di Roma. Sono andato a Milano e adesso mi tocca stare in albergo. Ma che abbiamo discorso, va. Allora, raccontaci tu, questo che santo è? Quello è San Luigino Gonzaga, perché le famiglie importanti, quando non avevano un papa, almeno dovevano avere un santo. E sopra, invece? Questa è una bambolina che mi ha fatto Isa Miranda, quando era moribonda, povera amore. Te l'ha fatta apposta? Sì, era ridotta malamente, in miseria. Ma quello lì? La mia mamma. E quella mia sorella Lucia, vedi che somiglia un po' con quella fronte così bombata, ma sai, bauletto. Che ho visto Lucia che era bellissima. Sì, sì, ha avuto i suoi momenti buoni come tutti. E dei ragazzi della mia troupe, che te ne pare? Che la più bella delle ame è quella con gli occhiali. A te piace quella? No, ma per dire, ma tremendo, sai, non si può fare. Poi fagli tutto, questo la Rai non vuole questi discorsi. No, ma non te... Teniamo tutto. Lo volete, bambini, voi un sorso di vischio? No. No? Vedi, non parlano. I cameraman sono terrorizzati. Questi pensano che poi se li facciamo. Ma non è finita qui, c'ho anche altre due stanze. Andiamo a vedere altre due stanze. Ah, c'è un'altra camera d'ospite, dimmelo che venga stata te, scusa. Per carità, ma io non ti voglio. Chi ti ha detto che ti voglio? Tu credi di essere dovunque ben accetto. La cup.
cupola è quella della chiesa nuova. E qui c'è un po' di bambole, un po' di robe. Belle ste bambole. E beh, che cosa strana. Dimmi. Tua sorella ha una casa praticamente da uomo. È più virile di me, lei è sempre stata. Ha un animo virile, ama inventare le robe, scegliere, decidere. Hai fatto anche Caterina dei Medici? Sì. Era quella che ammazzava tutti uno dopo l'altro? No, solo una notte, la notte di San Bartolomeo. Sì. Lei ammazzò gli ugonotti. Poi Rita da Cascia anche hai fatto. Cos'è che ti piaceva tanto di Santa Rita? Che ha avuto una vita avventurosa. Sì, perché lei prima era... Prima era una fanciulla e allora c'aveva i vari corteggiatori. E poi i figli che erano cattivi, allora lei prega il Signore di prenderli. Infatti arrivò una folgore divina, vrum, e i figlioli vengono ammazzati. Anche San Ribelli che hai. Sì, è da frate. Però tu stai fresco, Vabbè. Non ce n'è un paio per stai me. Stai freschi? No, non c'ho Quanto nulla. Quanto c'hai di piede? Ma com'è? Entrante questo ragazzo. Libri, libri, libri. Ma tutti su di sciume. Un pacco, brum, butto là e lì rimane. E qui c'è un altro letto. Questa casa è piena di letti, non me la conti giusta. Beh, un bicchiere d'acqua ce lo offrirai almeno, spero, Se volete. Perché io c'ho sete, guarda che bello. Questo Cristo anche qui. Quello era di mio padre, che era un carabiniere, che si affezionava a Gesù Cristo, un personaggio, insomma, di cui si può sempre dire qualche cosa in bene e in male. Andiamo a sederci, dai. Sì. Ma quante fotografie! Vedo qui anche Fellini. Era una persona dolce e carina nella pratica quotidiana. Non faceva la sceneggiata come tanti mediocri. E poi era un grande. Sì. Poi Moravia, perché eri amico anche di Moravia? Sì, perché quando da ultimo lo lasciavano solo, andavo a fargli compagnia. Ma va, che tipo era? Carino. Si stava dalla finestra del balcone a vedere le battone che portavano i clienti nel margine del fiume. Che poverina, guarda che mostro. Lui era sempre dalla parte della donna. Senti, questo signore qua invece chi è? È Blasetti, ci ho fatto un piccolo film, è stato l'uomo più straordinario del cinema italiano. Era fascista, ma faceva dei film russi. Insomma, i vecchi film, la scena delle beffe. Questa è tua sorella a seno nudo. No, mia sorella quando c'è il bambino dentro. Bella, bella. Lei non aveva mai le poppe, come me, siamo molto lisci. Ma quando aveva il bambino, ecco, gli sono venute così per l'allattamento. Qua ci sono delle grandi sorprese. Poi questo, Visconti? Aveva quel che di sospettoso del nord. E questa signora? La Iole Silvani, non so se l'hai conosciuta. No, ma sai cosa mi ricorda questa foto qui? Un'epoca che non c'è più. Io la vidi al Teatro Carcano di Milano, che faceva figa di qua, figa di là, figa di su, figa di giù. E il pubblico andava matto, tutti i militari ridevano. E ho capito che questa aveva quello che García Lorca chiamava il flamenco. Era una donna spiritosissima. Senti Paolo, che differenza c'è secondo te tra gli attori di oggi e quelli di allora? Che ci avevano una personalità, perché avevano fatto un lungo apprendistato, avevano fatto tante forme di spettacolo. Quelli di oggi li frequento molto meno. Io Ma li vedrai ogni tanto, no? Ma io non faccio molto parte di una categoria. Non sono rappresentante sindacale. E poi mi sa che ti piace anche stare per fatti tuoi. Mi piace stare molto per conto mio. Io sono stato due volte sull'orlo del matrimonio, perché quando ero giovane ho avuto anche delle fidanzate femmine. Caro, guarda, ti ho fatto il sughetto col... No, non è roba per me. E così le donne, sì, le ho frequentate, ma poi le ho detto a quella mia fidanzata di Firenze, guarda, sistemati figliola perché io non ritorno. Vado, arrivederci. E dove andrà? Verso Roma farà viaggio a Ligi. Andrà dove si va per tutte strade con la sua mandra verso Roma grande. Questa è la figlia di Iorio.
questa è via Laurina. Eccola. Ah, è arrivata, dov'è? Ciao. 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 Come stai? Dai, andiamo a vedere. All'Agnese di Donato, che cosa ha fatto? Agnese ha fatto, quando scriveva per il Paese Sera, una serie di interviste, dove ci sei anche tu. Ti ha fatto un libro, un piccolo libro. Me l'ha detto, mi ha detto, ecco. Guarda, sei tra i tutti, ricorderai. Con permesso, come va, cara? Bene, bene. Buonasera. Buonasera, con permesso. Ve la sentite se deve su questi due sassi? Volentieri. Questo non c'entra, come disse, sedendosi sull'obelisco, la povera Cleopatra. Eccola! Ciao Agnese! Tu Agnese te la ricordi, sì? Sì, ma io non mi alzo perché sono anziano. Quanto tempo ti vedi. Va bella. Vieni, approfittiamo un attimo. È un grande artista. Cara Agnese, ciao. Allora, ci sono i conoscenti. Bene. Barbara Alberti. E lei la conosce. Allora io mi siedo, sono vecchio e basta. Come stai? Io non l'ho più vista, è sparita per me, però ecco, me la ricordo perché all'Alberico lei era una specie di principessa, perché noi eravamo tutti con le pezze al culo, poverissimi, stracciati. Arrivava lei con delle grandi palandrane anni 70, beh, me la ricordo benissimo, perché era elegante e bella, magica, e scattava le fotografie. Noi allora non avevamo nessuno che ci seguiva, eravamo orfani. Io non ci sono nel libro. Mi sta rifiutando? No, io sono vecchio, mi dispiace e dimentico in fretta. Io non mi ricordo, scusate, non sono molto felice delle interviste, delle fotografie, non mi importa. Non mi avete mai incontrato nei salotti frufru. Mi piace stare per conto mio e mi piace star così. Saltare il pasto stasera non cenerò dalla rabbia. Ma fa bene per la bellezza, sì, è cura di bellezza. Sai, eravamo meglio da giovani, poi il tempo ci ha calpestato con i suoi piedi di bronzo. Però non è vero che ti piace tanto stare da solo, come detto prima, eh? Alla presentazione del libro di Agnese mi sembravi molto divertito, eri circondato da gente, da amici. Mia sorella mi ha detto, sai Paolo, bisogna andare là, va bene, sono venuto. Ma tornando alla tua giovinezza, tu sei andato via da Firenze, hai lasciato le fidanzate e sei venuto a abitare qui. E poi dal 60 al 70 sono stato a Milano, che era la città che ha dato da vivere a tutti i teatranti. E allora io mi sono dovuto ritagliare una fisionomia che non prevedesse né Shakespeare né Brecht, e quindi facevo delle cose di sopra e di sotto letteratura, delle curiosità, delle robe che mi sceglievo da me. E sei stato subito vincente, addirittura in coppia con Mina in televisione. A Milano poi, oltre a Giorgio Strehler, che era un po' il boss della situazione teatrale, c'erano anche tantissimi altri artisti, tra cui Cobelli. Ci dicevano, ma perché voi siete il trio del cabaret, Laura Betti, tu e Cobelli non mettete insieme? Dio, ma chi ci tiene insieme? Siamo tutte e tre delle diavole, ognuna per conto suo. Senti, poi a Milano c'era anche questo gruppo famoso, tutti travestiti. Ah, i Legnanesi, li ho visti solo poche volte perché non capivo. Piccialciar. E io pensavo piscia chiaro, invece vuol dire accendi la luce. Però i milanesi erano pazzi di loro. Sì, sì, anche Arbasino li apprezzò, sì, molto. Arbasino è anche stato un tuo grande ammiratore e sostenitore. È stato gentile lui, però sai, è uno che ha una penna
meravigliosa. Meravigliosa, sì. È anche troppo difficile per un pubblico grossolano come c'è ora. Però averne di persone così. I giornalisti sono pessimi scrittori, o sono abituati ancora al pettegolezzo come all'epoca della Callas, c'aveva quella giornalista amica tanto cattiva. L'ultimo spettacolo che ho fatto parlava delle giornaliste, ma erano delle persone che avevano un dominio del momento storico, non erano quelle che seguivano l'aneddoto del momento. Questo vuol dire che tu sei più dalla parte delle donne, no? Sai, perché quelle poche che emergono sono straordinarie. Guarda me. Però anche tra gli uomini c'è qualcuno in gamba, dai. Anche gli uomini è la stessa roba. Perché il sesso non è fra le gambe. E dov'è, secondo te? È qui. Ma a proposito di sesso, bello come sei stato, chissà quanti amanti hai avuto, eh? Sai, bisogna decidere se passare alla storia come grandi amatrici oppure come grandi regine, Elisabetta d'Inghilterra non aveva tempo di stare a fare troppe ginnastiche col conte di Essex. Soprattutto faceva delle lunghe nottate con gli amministratori. Io sono stato uno dei primi a fare una commedia tutta in abito femminile e allora mi ricordo che in quel teatrino periferico nel quale agivo dice, ma è quell'uomo vestito da donna? Sì, non chiedevano neanche cosa facevo. E allora la curiosità era di vedere, dice, ma guarda che caviglie, sembra proprio una donna vera, quando c'era ancora Marlene, che non voleva essere fotografata di profilo perché aveva un po' di pancia, però ti portava via il cuore. Stava tutto il giorno, sì, certo, coi tiranti, e poi in quelle due ore in cui cantava quelle due canzoni, senza voce, ma sapeva vendere la canzone. La via rosa, black market. Basta, dava i concetti. Poi era come la Callas, non ci vedeva. Chi mi ha raccontato, sì, che è cascata a un certo punto? Sì. L'Espace Cardena è cascata da, come da, no, forse dall'orchestra? Ma non importa, che importa? Anche Charlot, quando ha fatto Luci della ribalta, ha fatto che il comico casca di sotto e finisce col culo dentro il tamburo. Anche la caduta è come morire in scena, è come la tosse per Molière, che ce l'aveva davvero e l'ha utilizzata nel Malato immaginario. Tutto quello che c'è si adopera, come io ho adoperato la mia effeminatezza, che quando ero giovane era un grave difetto. Senti, però non sei mai uscito per strada vestito da donna? Non hai mai provato quel brivido lì? Non ho bisogno di rimorchiare così. È la Madonna! Io sono molto amico della Madonna, che fu molto chiacchierata, poverina, un figlio da signorina. Non mi rompere le dita della mia statua, perché vedi, è lì che acchiappa la nota, è la santa della musica, Cecilia, che fu trovata nel 600, ancora mummificata, ravvolta nella seta. E c'è nella chiesa dei Cappuccini, all'inizio di via Veneto, un arcangelo bellissimo, Michele, che con un piede schiaccia il diavolo, e il diavolo è molto ridicolo perché c'ha i capelli presi dal buco del culo riportati in avanti, col riporto a capo come certi direttori di banca, e poi sta così schiacciato giù, ma si rivolta in su, proprio come Oloferne del Caravaggio. A proposito del Caravaggio, mi risulta che tu detesti un bel po' il mondo dei gay, gay pride compreso. Quelli sono i giornalisti che non capiscono un cacchio. Quando mi hanno telefonato, che devo andare a fare? Io trovo noiosissimo anche il carnevale di Viareggio, che è inutile che vada. Alla mia età gli ho detto, no, io sono troppo vecchio per andare a girelloni a fare così. Io se innamora. Quale orgoglio? Per me è una cosa naturale essere omosessuale. Pasolini diceva, comunista e pederasta. Benissimo. La mia mamma era convinta che, come dice Jean-Jacques Rousseau, il bambino è perfetto. È sbagliata la società.
Però più che una parata carnevalesca, come la definisci tu, credo sia una maniera per puntualizzare l'esistenza di diritti che ancora oggi non vengono rispettati, no? Sì, però io sono di un'epoca in cui eravamo aristocratici come formazione mentale. C'è una cosa bella che è quella più vicina alla natura. E ci si monta addosso, volto il culo e vado via. Così. Nelle avventure non facevano che picchiarsi Verlaine e Rimbaud, perché erano due poeti, non fu un matrimonio felice. Sono laureato in lettere e alla RAI di Firenze ho conosciuto Zeffirelli. E allora sono venuto qua, grazie a lui, è un uomo molto generoso. Mi ricordo l'epoca mia, Alida Valli. Ore 9, lezione di chimica. Un film sul collegio femminile, fatto da una regista lesbica, un genio, una certa Logan. Non era quella lì delle Olimpiadi. Quella si chiama Leni Riefenstahl, furba. Appena finito il nazismo, lei è andata in Africa e ha fatto un libro di foto meravigliose su quei negri alti 3 metri, tutti infarinati. Lei dice, io sono antropologa, perché prima aveva fatto la razza purissima. Furba. E poi fu l'anno delle Olimpiadi di Berlino che vinse anche un negro. Però invece quello del nuoto era il mio Tarzan. Andò a Hollywood e ci aveva poi tutto un settore di piscine con le macchine da presa sott'acqua per fare Tarzan che va sott'acqua. Quella era bellezza al bagno, Bath in Beauty nel 45-46. Coreografie soprattutto nell'acqua, che aprivano le gambe, facevano le stelle. Laura Betti aveva la bellezza dei quadri barocchi del 600, aveva una vena verde qui in fronte, una carnagione bianchissima, rompicogliona anche, perché quelle donne di allora erano delle virago, altrimenti non le avrebbero lasciate sopravvivere. Io ho provato di più l'amicizia che non l'amore. Ho avuto degli intrighi, ho derubato e ho regalato, ho fatto in tutti i colori. Allora riaprono le persiane, perché persiane chiuse si chiamavano anche film che si svolgevano in casino. E tutte queste belle ragazze bionde si affacciano. Cristina Gaglioni, Pascal Petit, tutte le piccolette, le bamboline dell'epoca che duravano un anno, due, tre, le nate di marzo. E allora i militari dicono, hanno riaperto. Poi c'era l'osceno monumento, un pisciatoio di quelli chalet d'aisance di ferro battuto. E così io ho sempre pensato aristocraticamente. Mentre mio fratello, che è venuto dopo di me, poverino, arrivava nei posti dove io, come una lumaca diabolica, avevo lasciato le orme, ecco, lui si è sempre vestito di grigio, scarpe grigie, cravatta grigia. Invece io, qualsiasi cosa, mi facevo un fiocco, una roba. E apprezzavo molto quando Dante, nel finale della Vita Nuova, dice «Dirò di lei cosa mai detta da alcuna». E difatti, di Beatrice ha fatto la religione. Una rottura di coglioni, però non era stato mai fatto. Vabbè, non ho capito la risposta alla domanda che ti ho fatto prima sui diritti umani che in occasione della parata vengono rivendicati dai gay. Ma non fa niente, si sa, fa parte del tuo meraviglioso delirio creativo. Comunque, hai parlato di Dante. Ti piace Benigni quando lo recita? Benigni è bravissimo perché sa tenere 2000 persone, però ci sono altre persone che io ho amato molto e che parlavano con più cognizione di causa. Io sono al terzo cerchio della piova, eterna, maladetta, fredda e greve, regola e qualità mai non le nova. Lui ha seguito non le mie orme, come lui dice gentilmente quando gli fanno delle interviste, ma quelle di Carmelo Bene, perché ha fatto come Carmelo Bene Dante e Pinocchio. Carmelo Bene, più geniale, diceva «sono apparso alla Madonna» e la Madonna non lo ha smentito. È vero, povero Carmelo, però. Chissà che avrebbe fatto, lui avrebbe avuto più o meno la tua età oggi? Era più giovane di me. Però era anche più alcolista.
Paolo mi ha parlato di Benigni, che secondo lui è nato, così almeno ho capito, ispirato da Carmelo Bene. Io so invece dell'Alberichino, so che Roberto Benigni ha cominciato lì, che era un po' il tuo teatro, vero? Tutti hanno cominciato dall'Alberichino. Questo Alberichino era questa cantinetta talmente piccola che non consentiva di fare spettacoli se non a un personaggio solo, quindi monologhi. E com'era lui da ragazzo? Roberto era bruttino da giovane, magro magro, con le buche nelle guance, i capelli già un po' radi, famiglia molto povera. Era arrivato talmente giovane dal paesello che non aveva visto niente, non sapeva niente. E però tale era la curiosità di apprendere che acchiappava, rubava da tutto e da tutti. E si è formato, si è fatto una grande cultura. Da solo, proprio un autodidatta lui. E oltre a Benigni c'era anche Carlo Verdone, no? Anche Verdone ha debuttato lì, faceva il suo primo spettacolo con tutte quelle macchiette che dopo ha portato nel cinema. Il coatto, lo scemo, il corrotto. E piaceva? Moltissimo. Sai com'era umanamente, come tutte le persone di valore? Umile, insicuro, aveva paura di sbagliare. Cioè, oddio, farò bene, e noi tutti ci scompisciamo dalle risa, ma bellissimo, far ridere. No, ma farà ridere, carino. Ciao, come stai? Perché non posso fare meno. Cristiana Borghi. Adele. Ti do un bacio. Ti volevo dire questa cosa, che sono gli anni quelli in cui ho cominciato a lavorare anche con Paolo. E non avete mai litigato? Litigato no, mai. Giocava con me quando io ero piccola, appunto a pettinarmi, a tagliarmi i capelli, a vestirmi, e poi mi disegnava, mettiti lì ferma, mi toccava stare ferma ore. Giocava come con una bambola. Però era un segno d'affetto, a me faceva piacere. Ma adesso che ha quasi 80 anni, ti preoccupa che vai in giro da solo? Lui non ha un compagno, non c'ha amici. Si mantiene che sei un ragazzino. Guarda, si mantiene e sta bene. E poi lui è uno molto responsabile, va sempre dal medico. Sai che tua sorella è molto fiera di te? Vabbè, ti dico una scemenza perché tanto lo sai benissimo. Ma come fai a mantenerti così giovane? Oh, hai compiuto 80 anni, eh? Mangio poco. Ma hai quello il segreto? Bisogna lavorare molto e mangiare poco. E mangiando così poco riesci ancora a scavalcare montagne e montagne per mesi e mesi. L'altra sera, per esempio, dove eri? Ero dentro la chiesa di San Galgano, la spada nella roccia, a Monte Varchi, in una bella piazza davanti alla collegiata, e allora a un certo momento il prete ti ha suonato le campane e battuti a ridere, che ho detto la Madonna, ho visto la Madonna. Senti, adesso ti lasciamo, mi sembra di averti spolpato anche troppo. Posso baciarti? Ma certo, ma mi devi strabaciare. Come le signore in chiesa. Mi date quei saluti che si spengono in preghiera. Mi dai un foglio di carta perché mi sono dimenticato la liberatoria, devo far firmare qualche cosa. Dorme la povera gente mentre il ricco non può più dormire. Tanti quattrini in banca, i più bei sogni faranno finir. Non c'è più gusto a sognar quando c'è in tasca il denar. I desideri diventano realtà. È la ballata del uomo ricco, è una ballata per pochi, ahimè, perché le banche dei sogni son tante. Ma chi ha quattrini non sa dove sono. Spende soltanto milioni per fabbricare quei sogni che non può sognare.